passagem Il Senato le prese con il voto sul Biotestamento che, nonostante l'ostacolo di alcuni voti segreti, verrà approvato domani. È l'ultima legge importante della legislatura che terminerà quasi certamente tra Natale e Capodanno. Con lo scioglimento delle Camere da parte di Mattarella, da più parti si dà per certo che andremo alle urne il 4 marzo del prossimo anno. Per me va benissimo, dice Matteo Salvini, prima si vota meglio è, ma unendo politiche regionali in un election day. In Italia cresce la produzione industriale in un anno più 3,1%, è un dato positivo che arriva dall'Istat, buone notizie anche da Confindustria, che vede un rafforzamento della crescita e migliora le previsioni sul PIL più 1,5% nel 2018, ma gli industriali temono il rallentamento delle riforme per l'incertezza politica che potrebbe scaturire dall'esito delle prossime elezioni. Dall'Alabama, clamoroso schiaffo per Trump nello Stato, da decenni Roccaforte repubblicana, vince il candidato democratico Jones, una vittoria che riduce pericolosamente il margine di maggioranza al Senato per Trump e un duro avvertimento al Presidente. Arriva dal summit del mondo islamico. Gerusalemme è la capitale eterna dello Stato palestinese. Non accetteremo più alcun ruolo di mediazione degli Stati Uniti nel processo di pace in Medio Oriente. Dopo l'incidente in Austria è ripreso il flusso di gas verso l'Italia, ma non si placano le polemiche sulla dipendenza energetica italiana e sul nuovo gasdotto TAP. Il governatore della Puglia Emiliano, molto critico con Calenda, arriva a fare una dichiarazione shock, paragonando i lavori per l'impianto di Melendugno al campo di sterminio di Auschwitz. È un confronto grave e rispettoso, replica il Ministro dello Sviluppo Economico, Emiliano Poi Si Scusa. Ci saranno sanzioni per i piloti che parteciperanno allo sciopero indetto per venerdì prossimo. Lo minaccia Ryanair in una lettera indirizzata ai propri dipendenti nella quale si prevedono trasferimenti o la perdita di benefit per coloro che aderiranno all'agitazione. È indegno e bisogna intervenire, tuona il ministro Calenda che aggiunge non si può stare su un mercato prendendo i vantaggi e non rispettando le regole. Arrestate la sorella e tre cognate del boss Michele Zagaria, padrino del clan dei Casalesi. Le indagate sono accusate di ricettazione aggravata dalla finalità mafiosa. Avrebbero gestito i soldi del clan organizzando gli stipendi per gli affiliati. Ne parleremo tra poco in TG Cronache. Il ciclista britannico Chris Froom, trovato positivo ad un controllo antidoping effettuato il 7 settembre scorso durante la Vuelta al Giro Ciclistico della Spagna. Anche le controanalisi hanno dato lo stesso esito, la sostanza proibita è il salubutomalo. Curavo l'asma, tutti conoscono il mio problema, io so quali sono le regole, si è difeso il campione. Buongiorno, benvenuti al Telegiornale della Sette. Allora cominciamo dalla politica, dall'Italia che si prepara al voto, mancano circa tre mesi, circa tre mesi perché la data esatta ancora non la conosciamo ed è proprio su questo che si sta eh, lavorando in queste ore. L'ipotesi è quella di uno scioglimento eh, anticipato rispetto alla eh, naturale scadenza della eh, legislatura e i vantaggi potrebbero essere diversi. Chiusura anticipata della legislatura e voto il 4 marzo. Sarebbe questa l'ipotesi su cui sta lavorando il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che potrebbe già sciogliere le Camere fra Natale e Capodanno con un anticipo di circa due mesi sulla scadenza naturale e senza che Paolo Gentiloni salga al colle per rassegnare le dimissioni da Premier. Il Presidente del Consiglio resterà infatti in carica per continuare a sbrigare gli affari correnti fino alle elezioni e forse anche dopo, visto che con l'attuale legge elettorale sarà difficile che dalle urne esca una maggioranza compatta e già definita. Sciogliere le Camere in anticipo eviterebbe anche il rischio di eventuali ostacoli in Parlamento che potrebbero danneggiare il Governo dopo il voto definitivo sulla legge di bilancio, il cui via libera è previsto entro il 23 dicembre. Per quanto riguarda le altre scadenze, domani il Senato voterà la legge sul biotestamento, voti segreti permettendo. La maggioranza trasversale che sostiene il testo, PD 5 Stelle e Sinistra, ha retto senza problemi sui primi dei 23 emendamenti per i quali è previsto il voto segreto, fra cui quello che chiedeva di mantenere sempre i trattamenti di sostegno vitale, cioè idratazione e nutrizione, respinto proprio nello stesso momento in cui veniva proiettato il video di DJ Fabo durante il processo al leader radicale Marco Cappato accusato di averlo aiutato a morire. Lo Ius Sol invece finirà alla prossima legislatura. Le condizioni politiche non ci sono più. Il rischio sarebbe esporre le istituzioni e il governo ad una situazione di difficoltà, spiega Anna Finocchiaro. Siamo in piena campagna elettorale. La creazione di liberi e uguali ha privato il governo dell'autosufficienza con cui siamo partiti al Senato, aggiunge il ministro per i rapporti con il Parlamento. Stessa fine per la legge sui vitalizi approvata alla Camera e ormai affossata in Senato dopo che è naufragato anche il tentativo del PD di inserirla nella legge di bilancio con il DEM Matteo Richetti firmatario del DDL che punta il dito contro il presidente del Senato Pietro Grasso ex DEM e ora leader di Liberi e Uguali per non aver voluto approvare il taglio dei vitalizi con una delibera interna. La roadmap ufficiosamente concordata dal Quirinale e da Palazzo Chigi è accolta con favore dalle forze politiche prima si vota e meglio è, ripete il leader della Lega Matteo Salvini, che invoca l'election day insieme alle regionali non farlo sarebbe uno spreco di denaro, una follia. E alla campagna elettorale, al voto, guardano attentamente gli industriali italiani che in queste ore sottolineano come dall'esito di questa tornata elettorale dipenda il futuro del Paese, in particolare il percorso delle riforme che è stato intrapreso e che sta cominciando a portare i suoi frutti. Secondo il centro studi di Confindustria, infatti, le stime del nostro prodotto interno lordo per il 2018 sono a rialzo. Sono dati positivi quelli che arrivano oggi dall'Istat sulla produzione industriale del nostro paese. Anche a ottobre infatti per la nona volta consecutiva ha continuato la sua crescita e avanzata di mezzo punto percentuale su settembre ma ha raggiunto un significativo più 3,1% nel confronto con il 2016. Un buon andamento che coinvolge tutti i settori del mondo industriale ma il merito principale l'Istat lo attribuisce soprattutto a quello della meccanica. A ottobre infatti la domanda di beni strumentali, ha fatto un balzo in avanti portando la produzione di questi beni a più 5,2%, ma hanno contribuito, seppur in minor misura, anche quelli di consumo con più 3,5%. Vanno bene poi anche settori come quelli del mezzi di trasporto, del tessile, della plastica e degli apparati elettrici. Dati dunque che dipingono un quadro economico tutto sommato positivo, anche se non del tutto privo di ombre. Da un lato infatti le statistiche sono una conferma Conferma che la ripresa è ben avviata, grazie sia alla domanda interna, accesa soprattutto dall'aumento degli investimenti, che a quella estera che traina le esportazioni. Tant'è che la Confindustria proprio oggi ha rivisto al rialzo le sue precedenti stime sulla crescita. Il PIL crescerà del più 1,5 nel 2018 contro l'1,3 della precedente stima, mentre sarà del più 1,2 nel 2019. Secondo l'Associazione degli Industriali la ripresa si sta rafforzando, ma permangono delle criticità. Il recupero è ancora zavorrato dal credito, che non aumenta come dovrebbe, ma oltre a puntare il dito contro le banche, che non hanno ancora riaperto a dovere i rubinetti dei finanziamenti alle imprese, Confindustria sottolinea anche il rischio dell'instabilità politica come risultato delle prossime elezioni, un'eventualità che farebbe arretrare la ripresa e rallenterebbe il processo delle riforme. L'altro allarme arriva da Rete Impresa Italia, l'associazione che raggruppa i commercianti e gli artigiani e riguarda un'altra criticità, la burocrazia. È una malattia che colpisce le piccole e medie imprese, ha denunciato il presidente Carlo Sangalli. Costa 33 miliardi di euro l'anno, 8 mila per ogni impresa. Ecco, le banche sono sicuramente un capitolo molto spinoso questa settimana, lo abbiamo detto già ieri è una settimana cruciale in commissione parlamentare e di inchiesta. Sono moltissime e molteplici le audizioni dei protagonisti di questo scandalo. Allora, ieri è stato sentito Barbagallo, oggi invece è il turno di Gianni Zonin che sarà ascoltato l'ex presidente della Banca Popolare di Vicenza questo pomeriggio per il crack dell'Istituto Veneto, domattina toccherà ai vertici del CONSOB, la prossima, che sarà l'ultima settimana di vita della Commissione in scadenza con la legislatura, vedrà anche sfilare i ministri dell'economia in carica e passati. Oltre al governatore di Banca d'Italia Visco e all'ex amministratore delegato di Unicredit Ghizzoni, chiamato a testimoniare sul caso di Banca Etruria. Mentre invece domani a Bruxelles ci sarà un importante Consiglio europeo, tanti i temi che verranno affrontati dai capi di Stato e di governo. Uno sicuramente sarà quello del terrorismo e dei paesi dove questo è un rischio più alto e da dove soprattutto partono i tantissimi migranti che poi cercano la sopravvivenza in Europa. Ma questo argomento è stato già anticipato oggi a Parigi dal presidente Emmanuel Macron, che ospita all'Eliseo tra l'altro anche la cancelliera tedesca Angela Merkel e Paolo Gentiloni. Un momento. Il motore ancora una volta è Emmanuel Macron, che appena archiviato il Summit internazionale sul clima chiama a raccolta gli alleati a Parigi. Questa volta per accelerare gli sforzi sull'emergenza terroristica nell'Africa subsahariana. Al castello di La Selle-Saint-Cloud, a pochi chilometri da Parigi, vengono accolti i capi di Stato e di governo di cinque paesi di quest'area ad alto rischio jihadista: Mali, Nigeria, Burkina Faso, Chad e Mauritania. Un'area dove il presidente francese spera che possa essere dispiegata presto una forza di intervento di 5.000 soldati africani un'area ad alto tasso di instabilità in cui prosperano non solo il terrorismo ma anche i traffici di esseri umani emergenza che ovviamente tocca in primo piano l'Italia la presenza del premier Paolo Gentiloni e della cancelliera Angela Merkel dà a questo incontro di Parigi il tono anche di un pre-vertice europeo Francia, Italia e Germania affilano la loro strategia in vista del consiglio che comincia domani a Bruxelles un consiglio che si sarebbe dovuto occupare in primo luogo di Brexit tema sdrammatizzato se così si può dire dall'accordo raggiunto in extremis nei giorni scorsi tra Bruxelles e Londra sulla chiusura della fase 1 dei negoziati, anche se in questi giorni non sono mancati gli scambi polemici tra le due capitali. Ma è il tema dell'immigrazione quello che ha preso la scena nelle ultime ore, con uno scontro che ha pochi precedenti tra la Commissione europea di Jean-Claude Juncker e il Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Autore ieri di un'uscita abbastanza irrituale che ha irritato innanzitutto Roma e non solo. In sostanza, Tusk, prima in una lettera agli ambasciatori degli Stati membri, poi nell'invito di Pram matica i capi di stato e di governo ha proposto di eliminare la pratica scottante delle ricollocazioni, con tanto di discussione al Consiglio non solo sull'immigrazione, ma anche sulla necessità di procedere nella riforma della zona euro. Le ricollocazioni sono state sempre osteggiate dai quattro paesi del gruppo di Visegrad, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e la Polonia dello stesso Tusk, nonostante i ripetuti richiami. Tusk l'ha definita una strategia fallimentare, guadagnandosi critiche mai così esplicite da parte della Commissione, tanto che ha dovuto riformulare il suo documento. E domani al vertice di Bruxelles l'Unione Europea si dissocierà, questo è trapelato, dalla decisione di Donald Trump di eh, riconoscere Gerusalemme come capitale di eh, Israele. Questo è un argomento che è naturalmente è anche al centro di un altro eh, vertice che è in corso oggi ad Istanbul, il vertice dei paesi islamici, l'occasione per il presidente turco Erdogan di attaccare eh, violentemente eh, Israele. Un attacco, eh, tanto duro da, eh, far prendere le distanze anche all'alleato russo. Il mondo islamico, diviso sulle interpretazioni della religione in lotta per il predominio in Medio Oriente, sembra aver trovato un punto di coesione grazie alla decisione di Trump di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele. Sull'onda di una scelta unilaterale che ha scatenato reazioni diplomatiche internazionali e proteste di piazza, Erdogan ha convocato a Istanbul un vertice straordinario dei paesi islamici. Finora sono state pronunciate parole che non aiutano certo il processo di pace, già minato dalla scelta di Trump. Abu Mazen ha detto che i palestinesi non accetteranno più alcun ruolo di mediazione degli Stati Uniti nel negoziato, un ruolo che in verità... Gli Stati Uniti non stanno più ricoprendo da tempo. Dobbiamo riconoscere Gerusalemme, capitale della Palestina, ha concluso Abu Mazen che ha detto di aspettarsi molto dal vertice in corso. Un appello all'unità contro quello che è stato definito il pericolo del regime sionista di Israele è arrivato anche dal presidente iraniano Rouhani che ha approfittato della platea per ribadire che i problemi all'interno del mondo islamico si risolvono con il dialogo. Un chiaro riferimento alla guerra diplomatica e a quella per procura in Yemen, che il suo paese sta combattendo contro l'Arabia Saudita per il predominio regionale. Il padrone di casa Erdogan ha risposto all'appello di Abu Mazen chiedendo di riconoscere lo Stato palestinese entro i confini del 67 con Gerusalemme Est capitale. Erdogan, che tra Iran e l'Arabia Saudita cerca di affermare la propria leadership in Medio Oriente, è andato anche oltre chiamando Israele uno Stato terrorista, sostenuto e pagato da Trump per i suoi atti contro. I palestinesi. La Russia, molto attiva nell'area, ha però subito fatto sentire la sua voce. Conosciamo la posizione turca ma non la condividiamo, ha fatto sapere il portavoce del Cremlino. Insomma, un clima che non aiuterà a stemperare le tensioni che inevitabilmente hanno fatto seguito alla scelta dell'amministrazione USA e che hanno riavviato un film già noto scontri di piazze, lanci di razzi da Gaza con relative reazioni israeliane e una serie di raid aerei sulla striscia. Il Presidente degli Stati Uniti d'America, fortemente impegnato, come abbiamo visto, in prese di posizione all'estero, perde invece molti colpi in patria. Le elezioni in Alabama per il rinnovo di un senatore a Washington infatti non sono andate come desiderato, come auspicato dall'inquilino della Casa Bianca. Il ceffone a Trump arriva da dove meno se lo poteva aspettare, da quel profondo sud che lo ha votato in blocco un anno fa. A tradire è stato l'Alabama che da quasi tre decenni sceglieva il partito repubblicano ma che questa volta alle suppletive del Senato per il seggio lasciato vacante da Jeff Sessions diventato nel frattempo Ministro di Giustizia, ha bocciato il candidato ultraconservatore Roy Moore e ha eletto il democratico Doug Jones. Lo scarto è minimo, circa un punto percentuale, ma avrà Serie ripercussioni a Washington perché ora i repubblicani hanno solo due voti di vantaggio nel Senato, 51 contro 49. Una maggioranza talmente risicata da mettere in pericolo l'agenda presidenziale e da rendere ancor più incerte le elezioni di mid term del prossimo anno. Il trionfo di Jones è stato riconosciuto da Trump che in un tweet scrive Complimenti per questa vittoria combattuta in modo duro. Il popolo dell'Alabama è grande e i repubblicani avranno un'altra possibilità per questo seggio molto presto, non finisce mai. Chi invece non l'ha presa bene lo sconfitto, Roy Moore, di estrema destra, vicino ai suprematisti bianchi, accusato di molestie sessuali da otto donne. Fatti risalenti a 40 anni fa, quando alcune delle presunte vittime erano minorenni. Ma nonostante il curriculum, la Casa Bianca ha appoggiato la sua candidatura. Moore, che tanto per non farsi notare è andato a votare a cavallo, ha annunciato ai suoi sostenitori che potrebbe chiedere il riconteggio dei voti nel caso di un margine di vantaggio entro lo 0,5%. Ipotesi remota visto che Jones dovrebbe vincere con oltre un punto di vantaggio. Jones che deve ringraziare soprattutto il voto afroamericano. Non a caso nel suo discorso della vittoria ha voluto citare Martin Luther King. L'arco dell'universo morale è lungo ma tende verso la giustizia. L'incidente avvenuto ieri in Austria ad un gasdotto, per fortuna senza gravi conseguenze, ha però riaperto in Italia la discussione, la riflessione, ma anche la polemica sul nostro approvvigionamento di una materia prima così importante. La buona notizia è che non rimarremo al freddo, insieme a quella che le nostre bollette non subiranno rincari. Dalle 21 di ieri sera infatti l'Italia ha tirato un sospiro di sollievo, dopo che per molte ore un'esplosione al centro di distribuzione gas di Baumgarten in Austria, uno dei principali hub europei, aveva creato il blocco delle forniture e lo stato di emergenza anche nel nostro paese, che attraverso il gasdotto TAG lungo il passo del Tarvisio fa arrivare da noi quasi un terzo del fabbisogno italiano. Ma le buone notizie finiscono l'incidente di ieri si porta dietro una scia di polemiche e riflessioni su quanto l'Italia dipenda dal gas che arriva dall'estero. Siamo il terzo mercato europeo per consumo di gas naturale, circa 71 miliardi di metri cubi nel 2016 e dipendiamo quasi totalmente dagli altri paesi nella sua importazione per il 90%, ben oltre la media comunitaria. Dalla Russia soprattutto importiamo il 41% del nostro gas e poi dall'Algeria, dall'Olanda, dalla Libia, dal Qatar. Il segno che il problema esiste è anche nelle parole del Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda che sull'incidente in Austria tranquillizza ma avverte. Gli stoccaggi sono stati intaccati in minima parte e hanno consentito di riequilibrare la situazione. Però questo dimostra che c'è un grossissimo problema di sicurezza degli approvvigionamenti e bisogna aprire nuove rotte per il gas. Ma calendava anche oltre, dichiarando che lo stato di emergenza non sarebbe stato necessario se avessimo avuto il TAP. Una provocazione chiaramente rivolta a quelli che il gasdotto in costruzione dall'Azerbaigiana alle coste pugliesi passando per Grecia, Albania e Mar Adriatico non lo vogliono. La conduttura alternativa che dovrebbe garantire all'Europa il gas riducendo l'egemonia russa destinata a trasportare circa 10 miliardi di metri cubi annui di gas a partire dalla fine del 2020 è contestata da movimenti ambientalisti, intellettuali e politici come il governatore della Puglia, Emiliano, ed è soprattutto a lui che si rivolge il Ministro. Per Emiliano quello che è accaduto in Austria è gravissimo. Calenda fa l'interesse di lobby, non di cittadini. Un ministro ha dichiarato il presidente della Puglia si dovrebbe preoccupare prima dei suoi cittadini e della loro salute e sicurezza e poi del resto. E poi ha paragonato il cantiere di Melendugno al campo di concentramento di Auschwitz. Immediata la replica di Calenda. Dire che il cantiere è uguale ad Auschwitz è grave e irrispettoso. Cerca di rientrare nei limiti di un confronto civile. Il paragone tra il cantiere TAP e Auschwitz è oggettivamente sbagliato e mi scuso per averlo inopportunamente utilizzato questa mattina in radio durante una diretta, ha dichiarato il governatore della Puglia Emiliano poco fa. Il ministro Carlo Carenda oggi ha intervenuto anche duramente contro Ryanair, la compagnia irlandese low cost, che ha minacciato serie rappresaglie contro quei piloti che aderiranno ad un annunciato sciopero. È un comportamento indegno contro cui bisogna intervenire, ha detto Carenda. Lo sciopero dei piloti Ryanair, cui si uniranno gli assistenti di volo, ci sarà venerdì 15 dicembre dalle 13 alle 17 e sarà il primo in Italia del personale della compagnia low cost guidata da Michael O'Liri. Lo assicura Ampac, sindacato italiano della categoria, che nel vettore irlandese ha 270 iscritti, rispondendo così alla lettera dai toni minacciosi con cui l'azienda ha colto l'annuncio della giornata di mobilitazione, indetta per chiedere un contratto collettivo unitario italiano. Nessuna rivendicazione economica, spiega... Il coordinatore di AMPAC Riccardo Canestrari, ma non è più accettabile una situazione per cui ogni base del vettore, 15 in tutto in Italia, ha contratti diversi. L'azienda ha risposto a muso duro, bonus e turnazioni agevolate sospesi, blocco di promozioni e trasferimenti richiesti, ha scritto nero su bianco il capo del personale Eddie Wilson. Un atteggiamento indegno ha commentato il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, aggiungendo che si dovrebbe intervenire perché non si può stare sul mercato, prendere i vantaggi. E non rispettare le regole. Un gruppo di senatori del PD ha chiesto con un'interrogazione parlamentare l'intervento del ministro del Welfare per verificare che le condizioni di lavoro siano coerenti con quanto previsto dalle normative italiane ed europee e una concertazione al ministero dei trasporti. Che in Ryanair tiri una brutta aria si era già visto ad ottobre, quando erano stati cancellati complessivamente duemila voli, 700 in Italia, a causa della congestione delle ferie da smaltire dei piloti. Vicenda su cui l'antitrust ha avviato un procedimento. La società rischia ora una sanzione fino a 5 milioni di euro perché non avrebbe informato correttamente i passeggeri e che denota una gestione del personale non certo rosea, tanto che lo sciopero in Italia potrebbe essere seguito da altri in tutta Europa. Il sindacato piloti irlandese ha annunciato una mobilitazione per il 20 dicembre e quello tedesco minaccia di fare altrettanto nel corso del mese. Con le nuove compagnie low cost la domanda globale di piloti è molto aumentata e la categoria non teme di strappare condizioni alla società irlandese. Siamo arrivati al ciclismo dove torna il grande tema del doping. Il corridore britannico Chris Froome è infatti risultato positivo ad un controllo. La sostanza incriminata sarebbe contenuta in un farmaco antiasmatico che il campione ha detto di assumere e secondo lui in dosi lecite. Shock nel mondo del ciclismo, Chris Froome, il vincitore di quattro Tour de France, è stato trovato positivo ad un controllo antidoping durante l'ultima edizione della Vuelta da lui vinta. Nelle analisi e controanalisi effettuate sui campioni di urina dopo la tappa del 7 settembre scorso sono state trovate tracce di salbutamolo in quantità superiore rispetto al massimo consentito, un farmaco che serve per curare l'asma di cui il britannico è affetto da tempo. Secondo le regole dell'Agenzia antidoping mondiale, però, ai ciclisti è consentito un livello di mille nanogrammi per millilitro, mentre Froome è risultato averne assunte un quantitativo doppio. Immediata la levata di scudi da parte del Team Sky, che si è subito schierato dalla parte del suo atleta, dichiarando come il problema asmatico sia notevolmente peggiorato nell'ultima settimana della vuelta e che Froome avrebbe solo seguito il consiglio del medico della squadra, aumentando così il dosaggio di salbutamolo. Secondo un articolo del regolamento antidoping dell'USEI, la presenza di tale sostanza nell'organismo non imporrebbe la sospensione dall'attività. Ma qualora il corridore inglese non riuscisse a dare una spiegazione convincente, rischia di perdere il Giro di Spagna 2017 a tutto vantaggio del nostro Vincenzo Nibali che terminò la corsa al secondo posto della classifica generale. Ma i guai per Froome potrebbero non finire con la perdita della vuelta. Un'eventuale sospensione lo strometterebbe di fatto dal prossimo Giro d'Italia al quale già aveva pomposamente annunciato di voler partecipare. E stessa cosa potrebbe succedere per il Tour de France che seguirà. Esistono due precedenti non proprio incoraggianti. Per il campione britannico, nel 2007, Alessandro Petacchi fu squalificato per 12 mesi proprio perché gli era stata riscontrata un'eccessiva quantità di salbutamolo, decisamente inferiore a quella di Froome Nonostante ciò, l'italiano fu sospeso dall'attività e privato delle sue cinque vittorie di tappa al Giro d'Italia. Stesso discorso per l'altro azzurro di il quale, nonostante avesse fornito una documentazione all'apparenza sufficiente per poter essere scagionato dall'accusa di doping, venne poi squalificato per nove mesi. Vedremo ora cosa deciderà l'Unione ciclistica internazionale. L'importante è che non vengano usati due pesi e due misure, così da evitare scandali simili a quello che coinvolse l'americano Lance Armstrong. Era la nostra ultima notizia, rimanete però sulla 7 perché c'è Caterina Bizzarri, la nostra redazione con TG Cronache e molte altre notizie. Tra l'altro si parlerà dell'arresto di alcune donne del clan dei Casalesi accusate di eh, gravi reati. Grazie per essere stati con noi anche oggi e a domani. A